Prego, prego. Jacopo, ci ascolti? Altrimenti parte Gaetano, dai, forse Jacopo è in diretta. Gaetano, vai. Non sentiamo. Adesso mi senti, mister? Sì. Buonasera, innanzitutto. Buonasera. Ieri alla vigilia della partita avevi chiesto una scintilla. La scintilla finalmente è arrivata. Insomma, raccontaci un po' le sensazioni di questa prima vittoria in campionato. Ma sinceramente non dovrei essere io a parlare, ma è giusto che parlino i ragazzi perché penso che oggi tutta la squadra, tutto il gruppo abbiano dimostrato che hanno messo veramente tutto sul campo. È una vittoria tutto loro, sono loro i protagonisti. È chiaro che la volevamo con tutte le nostre forze. Come vi avevo detto, il peso della non vittoria cominciava a farsi sentire ed era normale. Però hanno risposto alla grandissima e l'avete visto, cioè c'è stata grande gioia al termine della gara perché è giusto che è una squadra che lavora sempre con grandissima intensità, con grande professionalità durante gli allenamenti e il non veder coronati i loro sforzi veramente a me, allo staff tecnico. Era qualcosa che non ci faceva dormire la notte, perché è un gruppo che merita tantissimo e oggi è giusto che abbiano goduto di questa vittoria perché è stato il coronamento dei sacrifici che fanno quotidianamente. Quindi è stata forte la gioia, vi posso dire le parole che ho detto loro a fine partita, di essere un allenatore estremamente orgoglioso e felice di allenarli. Perché è un gruppo che nelle difficoltà non ha mai abbassato la testa, anzi, ci ha sempre messo la faccia cercando di andare oltre le difficoltà. Quindi io sono orgoglioso di loro. Mister, parlavi, e lo ricordava anche Gaetano, della cosiddetta scintilla, no? Noi abbiamo avuto un approccio alla partita brutto, abbiamo 20 minuti, si vedeva che non eravamo tranquilli, sbagliavamo tutto quello che si poteva sbagliare. Poi è arrivato il tiro di Rosso dopo 23 minuti, e poi quello di Bois, e poi forse anche un calcio di rigore, non tanto su Bois, ma per un fallo di mano Malone. seguente. E poi la squadra si è sciolta e ha meritato di vincere con le palle, proprio come è giusto che sia quando hai di fronte un organico altrettanto in difficoltà, ma probabilmente superiore al nostro. Quindi credo che siamo entrati nella mentalità giusta della squadra che sa di dover soffrire, ma arrivare al termine anche lottando sui palloni che vanno in fallo laterale. Con qualche pallone in più rilanciato lungo da Tozzo, che oggi è stato molto bravo. Sì, è vero che nei primi 20 minuti, al di là delle difficoltà che hai espresso, che è normale che fosse così, perché quando giochi con la paura, ogni tanto e senti il peso del risultato, è normale che qualcosa concede. Non giochi, ve l'avevo detto, il pallone pesa di più del dovuto. Però c'è anche una forte componente del pressing uomo su uomo che è venuto a farci nei primi 20 minuti la Viterbese, che gli va dato atto, l'ha effettuato anche molto bene. Poi è chiaro che anche quell'intensità lì, dal punto di vista proprio alla terza partita in una settimana, non potevano tenerlo nel momento in cui arrivavano con una frazione di tempo. Dopo ci siamo sciolti e gli episodi che hai citato ci hanno dato autostima, coraggio, forza e poi abbiamo fatto la nostra partita e nei minuti finali abbiamo ottenuto con grande anima, che era lo spirito che aveva contraddistinto la squadra e ogni singolo ragazzo, anche a Lucca quando eravamo sotto. Ma questo spirito, questi ragazzi ce l'hanno, questo gruppo ce l'ha. Ora è il momento di continuare a perseverare questi tipi di prestazioni perché ogni settimana sappiamo che è un campionato estremamente equilibrato
dove tutti possono battere chiunque. E quindi sappiamo che dobbiamo sempre giocare con questo spirito e continuare a crescere e a perseverare nel nostro percorso. Però ecco, penso che oggi un peso dalle spalle bello grosso ce lo siamo tolti e possiamo ora giocare sicuramente con più tranquillità. Sì, buonasera mister, complimenti per la vittoria, è arrivata questa prima vittoria molto importante, soprattutto alla luce di una prova però di grande carattere della squadra, di grande sacrificio e soprattutto di grande compattezza. Cosa le è piaciuto di più dei suoi ragazzi? Ora però occorre continuità. Sinceramente mi è piaciuto tutto, perché oggi se le dovrei elencare a uno e spiegare tutto ciò che mi è piaciuto, perché oggi Tozzo secondo me ha fatto una prestazione straordinaria, ha trasmesso una tranquillità a tutti quanti e gli va dato atto, e secondo me è sinonimo di grandissimo carattere, perché si è preso delle critiche, ma da portiere importante, da giocatore maturo ha saputo lavorarci sopra e oggi ha fatto una grandissima prestazione. La linea difensiva era una linea difensiva composta da tutti i giocatori under. Bellucci sta rispondendo presente, ha giocato pochissime partite da quando è a Teramo e sta dimostrando la sua crescita, che ha iniziato nel ritiro, che anche quando aveva giocato poco, ma vi garantisco, era un ragazzo che si è sempre allenato con un'applicazione, una dedizione straordinaria, e quando è stato chiamato in causa sia in Coppa Italia, a Lucca e oggi da titolare, ha fatto secondo me una partita estremamente importante, come Piacentini, come Buà, come Rillo, poi senza menzionare il capitano che sta facendo un inizio di stagione da leader indiscusso, ma tutti quanti hanno giocato al massimo, senza considerare che era la terza partita per tutti quanti, anche per la Viterbese. In una settimana è venuta fuori una partita di un'intensità che non era facile, quindi è sinonimo che le due squadre volevano ad ogni costo arrivare al risultato. Detto questo, quindi, quello che mi è piaciuto di più è ogni singolo mio calciatore. E poi l'abbraccio che ci siamo dati a fine partita anche di coloro che non sono entrati, ma che erano partecipi e soffrivano per i loro compagni. E questo è un sinonimo di grandissima compattezza e di uno spogliatoio eccezionale. E poi, insomma, ora dobbiamo continuare. Siamo all'inizio, abbiamo giocato 7 partite, il campionato è lunghissimo, ora dobbiamo continuare a migliorare e a lavorare sulle nostre prestazioni, perché penso che i margini di miglioramento siano tanti. Mister, con te mi voglio soffermare un attimo sul gol di Cucurullo, splendido anche nella preparazione, con un doppio palleggio in area, cioè roba veramente di altra categoria. Quel tipo di inserimento glielo chiedi sempre comunque, cioè è una caratteristica che gli riconosci e che stai incominciando ad apprezzare? No, è una caratteristica, è una giocata che chiedo a tutti i centrocampisti, perché secondo me gli inserimenti da dietro sono i più difficili da leggere, quindi lavorare sui tempi di inserimento non è facile. Marco ora lo sta interpretando bene e sta ora segnando con continuità, ma se vi ricordate sono gli stessi inserimenti che ha portato Mungo 3-4 volte nelle prime 2 giornate davanti al portiere, che poi Paroni con l'entella gli fece 2 o 3 parate importantissime, ma sono gli stessi inserimenti, i ragazzi li stanno applicando, perché secondo me andare a riempire l'area anche con il centrocampista ti aumenta le probabilità di essere pericoloso e soprattutto di essere imprevedibile. Walter, puoi andare tu. Chiedo scusa, ma avevo difficoltà nell'aprire il microfono. Mister, stavo guardando la classifica mentre rispondevi a Gaetano. È vero che abbiamo 4 squadre alle spalle e talune ad un punto. Non dirmi che non contava prima e non conti oggi, perché io penso che andare a giocare la partita a Pistoia in una situazione di classifica decisamente diversa aiuterà molto sia la settimana lavorativa
e sia la preparazione della gara prossima. Ci siamo tolti un po' un bel peso. Sì, certo, l'ho detto anche in precedenza, certo che ci siamo tolto un peso. Ora però dobbiamo scioglierci, aumentare le nostre velocità, migliorare dove dobbiamo migliorare e perseverare su quello che stiamo facendo, su questi tipi di prestazioni. È chiaro che la classifica, le vittorie creano entusiasmo, è certo che contano, perché quando lavori con grande intensità durante la settimana e fai sacrifici e poi li vedi vanificati da un risultato non positivo, a volte pur facendo delle prestazioni molto importanti in cui avresti meritato di più, è chiaro che non ti fanno giocare in maniera spensierata e tranquilla. Il detto lo dicono in tanti, non è che lo dico io, vincere aiuta a vincere. Questo perché quando ci sono le vittorie crei entusiasmo, crei consapevolezza e puoi giocare più libero. Quindi è chiaro che questa partita qua deve aiutarci a continuare a fare quello che dobbiamo fare, migliorandoci. Sì, mister, oggi credo che un plauso vada fatto anche al pubblico, in particolare alla curva est che vi ha sostenuto, incitato per tutta la gara, i ragazzi che vi hanno spinto verso questa vittoria davvero importante per cercare di sbloccarsi, insomma, quindi vorrei che si rivolgesse soprattutto ai ragazzi della curva est. Io mi rivolgo a tutti i tifosi che amano il Teramo, perché oggi ci hanno dato un supporto eccezionale, lo avevo chiesto, ma hanno risposto presenti, come quelli che ci hanno spinto, che hanno fatto 400 chilometri e sono venuti a Lucca, nelle difficoltà non ci hanno mai abbandonato. Oggi ci sono stati vicini e ci hanno dato grande, grande forza, ma a tutto lo stadio. Non è casuale che noi siamo andati a ringraziare la curva, i distinti, la tribuna, perché oggi c'era grande unità di intento. Poi è chiaro che i risultati trasmettono entusiasmo ed è tutto più facile, però durante la partita, anche nei momenti in cui soffriamo, come è normale che sia negli sport di squadra, essere aiutati e avere il conforto dei propri tifosi che ti aiutano, magari ti spingono a dare qualcosa in più, non è banale. E oggi l'abbiamo vinta tutti insieme, l'hanno vinta i ragazzi, l'hanno vinta quei ragazzi che non hanno giocato, l'ha vinta la società, l'hanno vinta i tifosi, l'abbiamo vinta tutti insieme. Dove c'è unità di intenti è più facile arrivare a risultati positivi. Mister Boao, hai tolto perché è stremato o perché lo vuoi tenere nascosto? Lo hai tolto perché è stremato o perché lo vuoi tenere nascosto agli occhi dei più? No, Boao aveva i crampi e l'ho tolto, l'avevo anche alzato per cercare di togliergli un po' di metri di campo da percorrere, e poi avevo fatto questo tipo di lettura, avevo visto Urso e Van der Velde in difficoltà negli spazi e quindi avevo scelto due giocatori estremamente veloci come lui e Azio Osmanovic che li potevano impensierire, però non ne aveva più. E poi deve partire con la nazionale domani, avrà due impegni importanti, è motivo anche di orgoglio e merito di suo e di tutta la squadra, perché si è rimesso in mostra, ha riconquistato la nazionale Under 20 e non era così scontato in pochissime partite, quindi c'è da fargli i complimenti. Okay. Grazie mister. Grazie mister. Buona serata. Grazie. Ciao mister, ciao. Ciao. Quindi Boa convocato con la nazionale Under 20 di Walter, poi usciremo, se è arrivata la nota della federazione, poi ve la gireremo in serata. Okay. No, vabbè, come sto scrivendo. Ah, ok, sì. Comunque sia lui che Ndreka, eh? Ah, anche Ndreka. Okay. Bene. Allora abbiamo Tozzo e Bellucci. Quindi buonasera. Può cominciare Gaetano, poi Walter, poi Giusto. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera. L'ho chiesto prima al mister, ma lo voglio chiedere a te, insomma, se questa vittoria è stata una liberazione non solo per la squadra, perché insomma vincere dopo sette partite di digiuno, insomma, stava diventando pesante, ma anche per te, cioè a livello di prestazione personale, oggi ti sei tolto un peso. Beh, diciamo che questa vittoria è servita un po' a tutti, perché comunque
non è stato un periodo facile da quando abbiamo iniziato dalla prima di campionato. Nonostante la squadra si allena sempre tutti i giorni a mille, arrivavamo alla domenica a giocare e uscivamo sempre dal campo che ci mancava qualcosa. Quindi finalmente è arrivata questa sacrosanta vittoria che ci è servita a liberarci un po' la testa e toglierci un peso, e questo deve essere un nostro nuovo punto di inizio e di partenza per prenderci grosse soddisfazioni. Tozzo, complimenti per la prestazione. Io sono stato, credo, uno dei primi a criticare le tue prestazioni precedenti, nel rispetto ovviamente delle persone e delle cose, ma possiamo dire che anche oggi, dopo quei brutti 20 minuti iniziali, anche tu hai trovato una crescita nella resa della partita, nel senso che sei stato anche molto bravo nel rilanciare qualche pallone lungo, finalmente. Sì, oggi sapevamo che era un po' eravamo a un bivio, oggi era una partita determinante per noi, perché sapevamo l'importanza della partita e che incontravamo anche un avversario che era nelle nostre stesse condizioni. Quindi ci siamo guardati in faccia, ci siamo chiesti l'uno con l'altro di mettere in campo qualcosa in più per cercare di portare a casa la vittoria in tutti i modi possibili. E quindi, nonostante un avvio un po' timoroso, perché comunque anche la Viterbese è stata molto aggressiva nei primi minuti, abbiamo retto bene il campo e abbiamo scelto a volte anche di giocare qualche pallone in meno e buttarla un po' più lunga per cercare di alleggerire anche un po' i difensori e cercare di fare la guerra un po' più avanti per guadagnare un po' di campo. Ciao Andrea. Senti, nelle settimane precedenti eri stato oggetto di critiche, forse anche eccessive, oggi però ti sei riscattato dimostrando tutte le tue capacità. Quanto hai sofferto in quel momento iniziale? Ma si sa che il calcio è così, quando i risultati vengono meno si sa che le critiche sono all'ordine del giorno. Sta nel calciatore poi assorbirli in una certa maniera, e io mi sono fatto un po' scivolare addosso, non ci ho dato tanto peso, perché i momenti di difficoltà nella carriera di un calciatore possono capitare, quindi bisogna essere forti, e ringrazio la squadra perché siamo sempre stati un gruppo unito nonostante le grosse difficoltà che abbiamo incontrato, e oggi ce ne abbiamo un po' raccolto qualche frutto che abbiamo seminato in questo mese che è stato faticoso. Grazie anche a Guidi che ti ha continuato a dare fiducia. Sì, beh, mister, lo ringrazio per la fiducia che mi sta dando. E niente, adesso si volta pagina, è stata una bella partita, un'ottima vittoria, e dal prossimo allenamento bisogna pensare subito a Pistoia, che sarà da andare a fare un'altra grande battaglia. Andrea, oggi in difesa c'erano tutti i giocatori giovanissimi, Piacentini 99, gli altri tre tutti nati nel 2000, insomma. Avere giocatori così giovani davanti ti ha responsabilizzato ancora di più in una partita così delicata come quella di oggi? Ah, io posso dire che ce li vedo allenarsi tutti i giorni, i miei compagni, e nonostante siamo un gruppo molto giovane, però penso che abbiamo grosse qualità. E poi la carta d'identità arriva fino a un certo punto, perché penso e si è visto che abbiamo giovani di qualità, e quindi io posso dare una mano, certamente, che sono magari un po' più esperto, un po' più anziano tra virgolette, però loro hanno una grossa personalità per affrontare ogni situazione. Posso chiederti perché ad un certo punto della gara, dopo aver iniziato come sempre a giocare palla dal basso, hai iniziato a rilanciare lungo anche con una certa continuità? È stata un'insubordinazione o una scelta condivisa col mister? No, beh, nel senso, loro venivano a prenderci alti e quindi dietro si poteva creare l'uno contro uno con l'attaccante e col difensore, quindi magari cercavamo di sorprenderli con dei lanci lunghi in modo tale che se vincevamo il duello aereo potevamo essere pericolosi in fase offensiva.
Scusami, Andrea, voglio chiederti, questa è una vittoria importante, no? Che vi dà, convinzione e autostima. Ora, da ora in poi potrà cambiare il campionato del Teramo, che non deve solo pensare alla giornata e magari alla salvezza soltanto, potrà essere là per un nuovo campionato, per un campionato diverso. Questo è quello che ci speriamo, anche perché comunque, anche se i risultati non sono venuti in queste precedenti partite, la prestazione comunque c'è quasi sempre stata, perché abbiamo sempre dettato il nostro gioco, e anche a Modena o a Chiavari, nonostante la sconfitta di Chiavari o il pareggio di Modena, sono citate due. E quindi questo deve essere sicuramente un trampolino di lancio, nel senso che ci siamo tolti questo benedetto peso della vittoria che non arrivava mai, e adesso siamo un po' più liberi di testa e possiamo lavorare ancora al meglio in settimana. Grazie Grazie. a voi. Okay. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Avvocato, se chiudo il mente dove guidi? Beh sì, ho sofferto anche più io che qui. E io le vivo così le partite. Ma chi c'è ancora? Non ce ne possiamo andare. Sì. Dovrei andare a cena io. C'è Bellucci. Ah sì, C'è Bellucci. bene. Sì. Che era la prima da titolare in campionato. Vai Gaetano. Niccolò, buonasera. Buonasera. Intanto le tue sensazioni per aver affrontato questa prima da titolare in campionato in una partita delicata che arrivava, insomma, dopo un momento, diciamo, non eccezionale del Teramo che ancora non aveva vinto. Allora, è vero che questa partita era molto importante e anche delicata, però comunque ero sereno perché so di avere una gran squadra alle spalle, dei grandi compagni che comunque nei momenti di difficoltà o nell'errore ti aiutano. E nonostante la partita fosse delicata, credo che siamo un grande gruppo e che quindi l'avremmo affrontata al meglio. Io non sono stupito della tua buona prestazione di oggi o da quella di Luca, perché c'è un direttore sportivo del quale ho grande stima, che un anno fa mi disse che ti avrebbe voluto con sé, ma il Sassuolo non ti lasciò andare. Poi sei arrivato a termine. Quindi ero convinto che tu fossi bravo e migliorerai sicuramente di più. Voglio però chiederti se arrivando a Teramo ti aspettavi qualcosa di più prima o se sei contento del percorso che stai sviluppando, perché magari c'era anche bisogno di fare panchina. Allora, non mi sono arrivato qua e non mi aspettavo niente perché nel calcio niente, nessuno ti regala niente, quindi tu arrivi e devi dimostrare di essere in grado di giocare. Penso che tutte le panchine che ho fatto anche l'anno scorso mi abbiano aiutato molto a crescere sia a livello umano che come calciatore e penso che tutto sia formativo, quindi anche il fatto di non giocare, le scelte del mister ti aiutino a diventare un giocatore e una persona migliore, quindi credo che tutto sia indirizzato al processo di crescita. Nicolò, intanto complimenti per la tua prestazione, anche il tecnico l'ha sottolineata di grande solidità difensiva, ma soprattutto sontuosa la tua prestazione che hai messo in campo oggi. Ma quello che voglio chiederti, come hai fatto oggi a vincere l'emozione di affrontare una squadra anche abbastanza fisica e difficile da contenere? Quando scendi in campo sei consapevole di quali sono le tue caratteristiche, sai quello che sai fare bene e quello che ti riesce un po' meno. Quindi, secondo me, la forza di un giocatore è conoscere i propri limiti, sapere bene cosa fare, cosa ti chiede il mister e poi sapersi adattare alle situazioni. Cioè, ogni partita è composta da più momenti. C'è un momento in cui bisogna saper soffrire e un momento in cui bisogna attaccare. Credo che oggi noi siamo riusciti in entrambe le fasi a comportarci al meglio. Niccolò, ti chiedo se questa vittoria vi sblocca anche a livello mentale, a livello di autostima per affrontare le prossime partite, perché comunque ce n'è un'altra contro una squadra che non ha iniziato bene come la Pistoiese. Come credi che possa cambiare un po' il vento, insomma, da questo punto di vista? È inutile dire che questa fosse una partita fondamentale, però noi diciamo che la classifica non ci dava ragione perché meritavamo secondo me di più di quello che abbiamo raccolto nelle partite precedenti. Questo è solamente un punto di inizio per fare un campionato che secondo me ci può regalare delle grandi soddisfazioni. Senti, la pensavi così anche nei primi 20 minuti? Perché
che i primi 20 minuti di oggi facevano temere il peggio. Siete stati molto bravi a rientrare nella maniera migliore in gara, meritando alla fine la vittoria. Ma in quei 20 minuti te la sei vista un po' persa? No, assolutamente. Penso che, come ho detto prima, in una partita bisogna saper soffrire, perché ci sono anche gli avversari. Hanno deciso di venirci a prendere alti perché sanno come giochiamo. Oggi serviva pragmatismo e siamo stati, secondo me, molto concreti. Ci siamo saputi adattare alla situazione, perché il fatto anche di calciare non è dovuto a un'insubordinazione, come avete detto prima, ma è più il fatto che bisogna contare. Loro lasciavano la parità numerica in difesa, quindi era la scelta più giusta, anziché rischiare di giocare dal basso. Quindi, secondo me, ci siamo solamente adattati alla partita che loro ci hanno provato a fare. Ecco, Nicolò, visto che sei un ragazzo intelligente, voglio farti una domanda. Nelle precedenti gare il Teramo, vorrei evidenziare questo aspetto, nelle precedenti gare il Teramo, dopo essere passato in vantaggio, si era fatto rimontare, quindi raggiungere sul pareggio, addirittura superare. Oggi invece il Teramo ha trovato la forza di sbloccare il risultato, di sbloccare la partita e poi mantenere il risultato continuando a spingere e senza farsi rimontare. Credo che questo sia un aspetto importante per autoconvincersi delle proprie capacità. Beh, certo, oggi siamo stati molto bravi a non subire gol, ma al di là di quello a saper soffrire dal momento in cui vai in vantaggio. La Viterbese ha attaccato molto e non ci siamo mai scomposti. Penso che precedentemente non fosse una questione di approccio, di mentalità o di calo di attenzione. Il calcio è fatto di episodi, bisogna saper accettare anche l'episodio negativo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata. Okay. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Marco, si sa niente di Dal Canto negli spogliatoi? Non ho capito. È uscito qualcosa di Dal Canto negli spogliatoi? È uscito qualcosa? Di che cosa? Nel senso che ci sono voci che lo danno. Ah, l'allenatore. Io ho chiesto se mi girava la detto stampa, se girava, mi girava il video dell'intervista, perché serviva un corrispondente, però ancora non mi ha girato niente, quindi non so. Ok, grazie. Però non sono passati di qua, quindi non so. Ok, ok, grazie. Va bene, a voi. Ciao, ciao. Ciao.